Io inizio questo video così. Signori, ci sono tipo più di 20 puntate di sta roba qua. Allora, io lo dico subito. O 20.000 like, o non si va avanti. Dai, devo dire che finora comunque state rispettando i patti, perché raggiungiamo sempre quello che chiediamo. Però quindi io spingetelo. Devo fare un applauso però, grazie ragazzi. Bravi che ci supportate. Sì, esatto. Però io devo sapere se volete che la portiamo tutta. Anche perché sarà un parto, quindi. Perché è un parto trigemellare. Tra l'altro ragazzi, vi ricordo che adesso su YouTube arriverà anche Temptation Island. Solo su YouTube. Esclusiva su YouTube. Esclusiva quest'anno. Perché non si può fare. Quindi attivate quella campanellina qua sotto. Mi raccomando, per farvi arrivare le notifiche. Raga, 35.000 like, vi faccio vedere i piedi. Ma non si fa così ormai? Io partirei così, con una domanda. Tutti commentano la tua domanda, ma poi non commentano il video. Allora ragazzi, voi rispondete alla domanda, poi guardate il video e poi fate un commento inerente al video. Fanno anche uno. Se no, facciamo una domanda inerente al format oggi. Qual è il vostro personaggio preferito di Love Island? Oh! Non il tuo, non depistare la gente. Non il tuo, il loro. Tanto si sa. So già la risposta. Beh, ditemi maschietto preferito e Miniccia preferita. Esatto, sono d'accordo. Vai. Italia. La bombshell Mary Saporito. Vita, tre puntate. Saporito. Basta. Saporito perché stava assaggiando. Sta facendo il pinsimonio là dentro. Ma Mary non sa se gli appuntamenti sono confermati. Era giorno, è buio. Ma lei è dentro quella piscina. C'ha le mani tutte raggrinzate. Sì, c'ha perché è proprio. Cosa fa con quella faccia che usa le gambe? Questa è una scena che ho visto. Con la linguetta. Sì, vabbè. Sono molto caloroso, ma passami il termine. Per musifone lui. La stasera sei stato fortunato. Sì, penso proprio di sì. Quindi sei uno. Cioè lei si sta dando dell'autofiga? Sì. Io vi voglio solo. Non c'entra niente, ma io voglio raccontare la mia vita alle persone che ci seguono. Perché è giusto che sappiano condividere. Scusate se mi prendo questo spazio. Prego, prego. Ma vogliamo creare un. Dopo la mia domanda all'inizio, vogliamo creare un nuovo spazio. La vita di Matt. Okay, prego. Allora, è 3 ore circa che sono in studio, anche di più, 4 ore circa. Ed è da 4 ore che mi salgono le formiche addosso. Io non ne posso più. Da dove arrivo? Siamo invasi. C'è un'invasione di formiche che vivono sopra il mio corpo. Allora, la domanda è: sono una merda io? So oppure che, so di fiori. Posso dire che la seconda, prima di tutto. Ma non ho mai avuto una formica vicino in un anno e mezzo che siamo qua dentro. Non lo so, mi escono dalle orecchie. Cioè le becchi tutte tu. Allora ti devo dire la verità, sei un ragazzo che oltre ad essere di impatto ti vedo anche di contenuto. Da cosa l'ha capito, scusa, che è di contenuto? Ti vedo uno che tiene testa. Ma come, quando? Lo può anche essere, non stiamo dicendo che non lo è. Ma e come ha fatto lei a capire questa cosa? Lei è una veggente? No, sì. Come si chiamano quelli che fanno i raggi? Una radiologa. Radiologa. Però mi piace, capito, che nella coppia ci deve essere comunque un per Dio, quell'acqua che si muove. Madonna santa! Madonna, l'acqua dei presepi. Se c'è qualcuno all'interno della villa che sì. No, assolutamente no. Ma se quando è uscito con Monica, con Monica ci parlava. No, stavamo puntando Monica, lo sappiamo tutti. Forse mi farebbe piacere se tu riuscissi ad entrare. Ma dove? Manuel, fammi un favore. Chiamami Cesare. Puoi salire? Ma già che c'è anche Cesare. Sei rimasto malissimo. Marca di sì. L'hai conosciuta? Esatto. Sì. Com'è? Raccontaci. È studia giurisprudenza. Giurisprudenza. È una ragazza comunque formata. Formata. Vabbè, panaro. Formata. Formosa. Formosa. E formosa. Ah, ecco. Guarda che uomo. No, ti giuro, non l'avevo proprio notato. Sì, ma perché lui è il regista? È vero, qual è la sedia del regista? Azione! Ma cosa penserà mai Giulietta di tutto questo? È vero? Detto che ciò, Cesare e Giulietta c'hanno l'inciuccio. Vatti a cambiare, ora, subito, perché vuole conoscerti. Io. Oh! Costume, t-shirt T-shirt! Sì! Costume, t-shirt! Vabbè, non te la metti la t-shirt! Te la metti la t-shirt! E mi scusi, Mamma mia, che livello basso. No, raga, ma Giulietta? Quello ha appena detto t-shirt. Chi se ne frega di Giulietta? Ma chi è Giulietta? T-shirt. Come si dice? Guaglio. Cioè, non so come si dice. Lui ha sempre detto. Ma io pensavo avesse sbagliato così. Tutta la vita che dice t-shirt. E nessuno mai l'ha corretto. Come si dice t-shirt?
Però grazie, non sono ancora nessuno. Tutti, ma come si dice? Non lo caga nessuno. Dai, aiutatelo. Comunque questo programma ha dei punti veramente elevati. Sì. Antonino non capisce perché lei lo abbia rifiutato. Posso rubare un minuto? Certo. No, nel senso a te. Sì, grazie. sì. A lui, ho sbagliato persona. Sì. 30 no. Secondi contato. Ma raga, ma cosa? Voleva mandarla via, ma essendo educata, non è che le ha detto vai via. No, poi te lo lascio. Cioè, sì, no, ma stavamo parlando di... Te lo lascio. Proprio... Ma zia, ma con... Boh. Non potete andargli a dire, scusa Antonino, posso parlarti un attimo? Ma lui sta guarda. No, ma sta malissimo, ho bisogno di un Malox. Capisce perché lei... Vabbè. Sta digerendo. Guarda. Non penso tu abbia qualcosa da dirmi. Oggi ho sentito abbastanza bene. Mi è bastato quello che ho sentito. Mi è partito subito forte, non ce n'è cosa qua. Scendo e risento nuovamente un infossesso. Non mi serve. Non una, non due, tre volte. Allora dici. Quindi quando dico sesso significa sentire pure chissà. Guarda lei che non capisce. Che? Abbiamo tutti la faccia di Giulia in questo momento. Raga, ma fai pigliare per forza mia all'ultimo. Se ti stai dicendo che accentese è buono da ora. Ho capito, ma stavamo parlando pure di un'altra cosa. Ok, chiedo un altro discorso. Quando ti risento le ore da fare cazzo che ci sento. Che c***o! Sì, sono un cogliona io, infatti. Hai ragione te, sono un cogliona io. Abbiamo finito. Abbiamo finito, infatti. Amorin! Amorin! Non vuole sentirmi. Perché sbaglia e vuole pure ragione, non su. Ma perché in questi programmi c'è sempre uno che impazzisce? Parte tutti dietro in fila indiana. Perché devono fare gli che amici? Palle. Cosa fa? Ma che ha detto? No. Però tutto siciliano, non ho capito. Ma infatti. Vero. Dico, aveva ragione te. Ma aumentano la musica. Perché stanno tutti rotti a cazzo anche loro di quello che dicono. Ma devi fare impazzire, dimmelo che impazzisci. Perché ci stai riuscendo. E loro ridono. Beh, riderei anch'io fossi là. Lo giustifico di più quando uno si incazza. Che ti esce. Quando uno si arrabbia. Mi dà più fastidio quando fanno i discorsi tra di loro tranquilli e parli così. Ho espresso dei sentimenti. Comunque ho detto un pensiero nei tuoi confronti e comunque mi piaci. Non me lo fare sentire. Tienitelo per te o lo racconti a bassa voce. Non posso sentirmi dire una cosa del genere. Questo si è capito. Okay, 25 minuti. Madonna, abbiamo capito tre parole. Ce l'abbiamo fatta. Perché io smonto tutte cose. Io smonto a casa se ho caso. Poi forse non avevo capito. È più giunta, tu mi interrompi. Ha detto, è più giunta, perché se no mi manda a fare la mia. Quando si altera non si tiene. Lui va come un treno. E qui la pensavo che me è perché è diventato un pazzo. Cos'è? Trasmetti un po' di calma. Eccolo, è arrivato. Ti giuro, Madonna. Io stavo pensando, sai che ci vorrebbe lui in questo momento. Eccolo. Ogni forma di guarigione inizia e termina con il perdono. Ah, non gli ha risposto, però. Avevo paura che se lo mangiasse in dialetto. Ogni forma di guarigione inizia e termina con il perdono. Vorrebbe prenderlo e lancia. Ma che cazzo? Attestate! Comunque, quando tu sei incazzato e ti arriva uno come Wolf, l'unica cosa che fa è aumentare la tua incazzatura. È come quando ti dicono calma. No, invece ti. Ma calmati cosa? No, ma ti spiazza talmente tanto con quel tono di voce che. Potrebbe essere. Che non sai cosa dire. Sì, infatti, un po'. Giulia va a sfogarsi con. Proprio lui. Vabbè, però Giulia, dai. Ho scritto Antonino. Ieri sera. Dopo stasera, per me. Mi devi stare a quattro palmi dal culo, ma veramente. Lei diciamo che ha rigirato la frittata a suo favore. La colpa adesso è di Antonino. Il rapporto tra Cristina e Christian sembra essere tornato sereno. Perlomeno questo è quello che pensa il ragazzo. E invece? Siamo ancora insieme. E lei invece cosa pensa veramente? Quando ti ho visto baciare Giulia mi ha dato fastidio. E nel momento... Questo cosa dice? Perché hai dato fastidio? Perché? Ma in base a cosa? Così a buffo? Cioè ho capito che magari verso di te, verso la tua simpatia, verso... Perché hai questo modo di fare molto coinvolgente, molto travolgente. Ma quindi Antonino alla fine ha baccagliato tutte, ma nessuno ne aveva mai detto. Ma Cristian! Quali sono i centimetri di Cristian? No, sto misurando le cazzate che dice questo. Okay. Questa cosa che magari non vorrei provare perché alla fine voglio bene a tutte quante. A me fa piacere quello. C'è stato un buon... È partita! Ad oggi io le penso. Sì, lei parla in corsievio? Lei parla in... Amio? Sì, lei parla un po' in corsievio. Arcisci. Può capitare, però... Possiamo fermarci, per favore? Io sto aspettando che esce il polliciore. Il polizione della scarpia? Sì, della scarpia. Poi devo
devo dirlo, a me mi piacciono troppo le tue labbra. Ma dal primo momento che le ho viste. Grazie. Oh mio Dio, le mie labbra. Bravo, diretto al punto. Sei... Ragazzi, sta venendo da vomitare, oh, mamma mia. Basta, staccate. Purtroppo sì. Ma perché è concettuale? Praticamente questo è un po' cinema francese. Il pendolo della vita. Eh sì. È il giro in giostra. È lui che comunque è tormentato, quindi il movimento di macchina. Anche lei però è il pendolo. Sì. È il pendolo. Tra è un po' due uomini. È il sentimento che prova per Christian e l'attrazione per Antonino. Difficile. Vai così. Magari cerco di far finta di nulla, ma ti sento. Lui è felicissimo comunque, non se l'aspettava proprio questa cosa. Trarre Cesare in un appuntamento hot. E così ora Giulietta è in sbattimento, preoccupata per il loro... E sbatta Giulietta. La serie di conoscerti, io sono Mary. Vai, ci siamo. Se c'è qualcosa che ti ha colpito all'interno della villa, che rapporti hai instaurato? Beh guarda, ho preso in pieno una maca. Amaca. Amaca. Cioè, come la chiama Antonino? Macca! Abbiamo risolto. E hai trovato anche qualche ragazza magari con cui pensi di poter instaurare qualcosa di più di un'amicizia? Sì, sicuramente. Mica se diceva no, veramente scoppiamo. Non era scontato dicesse la verità, però, Da che questo senso? Punto di vista, bionda anche lei, mi sembri alta, poi non so. Però. Vabbè, cosa fai? Madonna, il panaro così. Cosa fai col microfono? Ok, sì. Morto. Era la faccia. Io volevo incontrarti perché mi ha incuriosito. Ok, raga, sta palesemente leggendo un gobbo con, certo, con una scaletta di roba. Sì. Che lei entrerà solo per far litigare le ragazze tra di loro. Sì. Giulietta! Che allora è sta rabbia. Comunque, se non ha fatto, non è andato tra le dune, ha fatto le mozzarelle. Di pugno. Com'è? Bella? Di pugno. Sì. Comunque Antonino qua è tornato soddisfatto dalla chiacchierata. Bella? Determinata. Sì. Mi piace Giulietta così. Che raga, è proprio in gelosia. Allora, Antonino che arriva così. Si mette così. Decide di usare l'incontro con Mary per farla ingelosire. Bravo, ci sta. Ci sta. Non poteva dal culo perché comunque si stava già lanciando. Quando le cose vanno bene deve succedere un po'. Hanno detto che le cose vanno bene, minchia, non deve uscire. Infatti la prima cosa che ho detto appena sono entrato dentro, bravi, finalmente un po' di più al culo a questa tipa. Vediamo. Vabbè, dai, sto tutto... Sta usando, sta usando questa sigla bene. Sì, sì. Vediamo se lei risponde. Ma lui si vede che è uno. Trarre la prima bombshell di Love Island Italia. Benvenuta, sorella. C'è nessuno? Hola. Vabbè, ci sta, raga, ci sta. Era lei la ragazza di cui mi parlavi? Ma se lo spiace tutto insieme. Vabbè, hai detto bionda. Cioè, o è Wolf. Ma infatti stavi indicando Wolf. No, devo dire che è molto, molto preso di te. Ha rovinato tutto il piano di Cesare in un secondo. Semente con la cuffietta nell'orecchio a dire le cose che deve dire. Sì. Proprio... Impostatissimo. Mamma mia. Ma sai che può essere che lei sia una che è stata inserita dagli autori? Proprio gli hanno detto, tu entra dentro e hai questo ruolo qua. Vero. Cosa? Guardate solo Wolf, per favore. No, devo... Ma io guardo sempre solo Wolf. Guardalo mentre parla lei. Raga, come state vivendo questa esperienza? Vi sta piacendo la conduttrice? Raga, pure lui sta per perdere la calma. Guarda, Mi sta sforzando. Di base. Raga, lui guarda dentro l'anima. Sì, la lui guarda. Sta sì, scannerizzando. Il chakra. Sta infastidendo già me. Pensate. Non è fatto un po' fenomena, no? È troppo cioè è falso. È finta. Sì. Poi bisogna vedere se è una strategia sua, se gliel'hanno detto gli autori, però effettivamente quello che vediamo è questo. Fa mantenere un discorso, mi ha dato una bella impressione. Vedi che ha le labbra blu, lei mi è stata troppo dentro, tempo dentro ipotermia. Non serve manco la Delellis qua. Cioè, perfetto, domanda e risposta, boh. Vabbè, un po' meno, però. È molto più figa di qualcuno. Perché Rebecca è concorde col fatto che lei non sia uno schianto, però non sa neanche se dire alle sue amiche siete delle racchie, capito? Ok, qualcuno si deve ridimensionare. Ma si deve ridimensionare. Che cavolo, mi potevano mandare prima a lui, mi hanno mandato prima a te. E che cambia? Io non c'ho niente da perdere di base, ma caratterialmente, raga, forse è sempre partire caratterialmente. Ma perché?
perché questa cattiveria? Ma cosa gli ha fatto? No, così tu macchi. Ma cosa le ha fatto? Posso capire, dire non mi piace. Sì, arriva così. È arrivata la fighetta conduttrice, ma basta. Anche perché io non ho niente da perdere, no? Cioè te sì, io niente. Ma cos'è questa cattiveria gratuita? Perché hanno paura che lei possa fare qualcosa con i loro maschietti. Ma per forza, il programma non è che è entrata a pulire la piscina. E Giulia ha detto io non ho più niente da perdere, mentre invece Rebecca c'ha l'inciuccio con Wolf. Ragazze, ma li vedo. Secondo te? Ma perché è partita una musica thriller tipo da pre-omicidio? Perché Giulia ci sta pensando, forse. Io la risposta la so, secondo te. Ti temono? Ho fatto una domanda, non ho detto di mi rispondere su se me. Questi due si sono già trovati. Sì, comunque beh, li vedo bene insieme loro due. Lui era temuto da tutti. Ma perché sono napoletani tutti e due. Ti rendo spostando completamente la strategia. Ma in realtà, ti ripeto, lo vedo che... La tua strategia qual era? Ok, ho detto. C'è sempre qualcosa in ogni situazione, quindi te ne sei andato senza dire niente. Fate meno guardato. Mi pesa per il culo. Ci sei riuscito. Limone? Tre quarti di lingua di manzo. Ci siamo. Primo limone fatto bene. Però lui gran giocatore. Sì, ci sa fare. Bel personaggio, bel personaggio. Anche per ci sa fare, ma sempre con rispetto. Non sta. Non ha fatto il manzone. Esatto. Sì. Baci passionali. Che cazzo è? A questo punto andate in camera e si conclude. Star lì a limonare due ore. Sì, cosa però c'è anche da dire una cosa: vai in camera con Antonino che ti fissa così. Non hanno un posto. Ma chiudi a chiave, via. Lei ogni volta che va a dormire, minchia, proprio la sofferenza del male alle ossa, la lombalgia, lascia tutto, cioè guarda. Che male! La fatica sembro proprio. Sembro io quando vado a dormire. Sì, che male! È arrivato il momento della challenge. La challenge dove la metti? Te la perdi? Che fai? L'abbiamo chiamata bacia sposa torta. Che? Non l'avete mai fatto? No. Guarda che questo è un espertone di matrimoni. Praticamente tu prendi tre personaggi. Una la devi baciare, una la devi sposare e l'altra la devi uccidere. Ma è quello ti butto nel letto delle rose o nel letto delle spine? Sì, sono tutti uguali. Iniziamo da te, Mary. Vai, oi, partiamo subito così cattivi. Ah, sono le ragazze che lo fanno coi maschi, ok. Lovez da baciare. Manuel. Allora. Lo sapevo, ma ci va a Cesare. Però è coerente. Dovrai scegliere il lover che sposeresti. Tu sei il ragazzo che, lo sai, mi hai colpito subito a livello fisico, a livello caratteriale. Sì, ma a livello fisico ti è piaciuto pure, quindi che c***o baci l'altro? Che evidentemente deve fare una scelta, non puoi fare tutte e due. Vai e dalla direttamente in faccia a chi non sopporta e chi ti sta antipatico. Oh! Non mi ha fatto dormire stanotte. Perché è russo. Okay, è vero. Ci sta. Quando devo ricambiarla perché non vorrei rovinarmi il trucco. Torta in faccia. Torta in faccia. Ah, quindi poi lo fanno anche maschietti, ok? Rebecca. Ma lui non è molto convinto. Ok, vabbè, lei l'ha fatto un po'. Devono scegliere uno e l'altro. No, inutile! Ficcata la lingua. Vabbè, giusto, l'avrei fatto anch'io. Aspetta, però adesso sposa lui. No, ma sì, ok. Ma tu, ma Cesare, che colpa ha se lo fai per ripicca? È l'altra che è andata a baciarlo. Ieri è successa una cosa, quindi scelgo Cesare. No, vedi, lei l'ha fatto più col sentimento. Il matrimonio, una relazione di coppia ci vuole intesa e noi ce l'abbiamo. Del bacio, kiss, ne diciamo. Ragazzi. Ma tutti. Scusami un attimo. Lei sta con però. Christian, vuole Antonino, ma si limona Manuel. Ma cosa? Manuel comunque è lì, è quello che si vogliono fare tutte. Sì, però lui è il bomb. Però sta lì. Ti sposeresti Antonino. Yeah, Christian, fammi vedere Christian. Ma Christian, raga, non dice niente. No, penso che è il momento in cui ha capito. Lo tocca a Monica. Manu, stai andando veramente alla grande. Cioè, e Dani si sono torte in faccia. Ma è scontato. Passa avanti, prego. È poco credibile. Perché queste docce così emozionali? Io quando mi tolgo le formiche dopo. Azz, il contrario. Cesare. Ce lo voglio oggi.
Cesare. What? Ma è andata a baciare Monica. Fa le cose benissimo. Mamma, che Waterproof. Vederti comportare nel modo sbagliato con una persona a cui fai angolo mi è dispiaciuto, sinceramente. Pro player Cesare, ragazzi, Cesare. Cesare fa un percorso divino. Pro player. Monica, sei la ragazza che principalmente mi ha colpito di più. Ma ricordiamo nella vasca cosa aveva detto all'altra. Non c'è nessuna lì dentro che mi interessa. Sì. Esatto. Antonino. Ma perché lei limona duro così? Madonna, ma hai visto Cristian? Hai visto Cristian? È il momento. Senza una motivazione. Stai zitta. Stai zitta. Stai zitta. Ma guarda, la cosa mi scivola detta da te. Pure per me quello che hai detto te, non ti preoccupare. Perché ho riflesso. La fa culo a te, la fa culo a te. Perché ho guarda un sesso. Daniel. Gianella. Dai Giulia, sei simpatica. Tutti. Allora, non mi metto in ginocchio perché non voglio metterti ansia. Siccome io ti conosco a differenza loro. Qui. Bella! A me di loro non sta sulle balle nessuno. Te l'autotira. Te la dai in faccia leggera leggera. Attenzione. Becky. Grazie. Questa coppia è scoppiata così senza che nessuno dicesse niente, raga. Ma la puntata è iniziata con Cristian che ha detto finalmente... Guarda che era già scoppiata due... Ma se la puntata fa... questa è iniziata con Cristian che fa siamo fidanzati. Ah, oh, la reazione. No, ma scusa. Eccolo. Oh. Ma un po' meno. L'hai vista Monica? L'hai vista Monica? Ah, ok, perché ho la palla. È proprio selvaggia. Ma tu sei selvaggio, l'hai leccata. Sì. Faccio io. Oh mio Dio, l'acqua fredda. Dopo tutti i baci che hai ricevuto, sei ufficialmente la sex symbol di Love Island Italia. Direi. Hai visto un date ad alto contenuto sensuale. Lover che vuoi portare con te. Indossate il costume e preparatevi ad una serata really hot. Hashtag caverna misteriosa. Hashtag yes! Yes! Antonino. Posso alzarmi? Capito, quello più distrattato e preso in giro. Alla fine è lui, vero? A me non dà fastidio! Ma non da d'urto che ti porto così. Sì. Per me niente. Nella prossima puntata, come andrà l'appuntamento tra Antonino e Cristina?